Benvenuti su Viral News. Nel video di oggi vi sveleremo quali sono state le dure parole che Alba Parietti ha riservato al suo ex amico Toto Cutugno. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. In una recente intervista, Alba Parietti ha raccontato il rapporto che aveva con Toto Cutugno, icona della musica italiana, uomo carismatico ma anche autoritario, rivelando che tra loro c'era un rapporto di amore e odio. La Parietti ha ricordato quanto fosse difficile lavorare insieme a lui, descrivendolo come un maschio alfa, e riconoscendo che entrambi avevano caratteri forti. L'intervista ha rivelato che, nonostante le divergenze, tra loro c'era una profonda amicizia e un reciproco rispetto, basati sulla loro forte personalità. Alba ha parlato degli scherzi che Toto le faceva, sottolineando che, nonostante le discussioni, c'era un genuino affetto, che spesso ha portato a momenti divertenti. La showgirl aveva detto, Toto aveva una caratteristica, a proposito di scherzi e sorprese lui ne faceva sia in positivo che in negativo, lo diciamo giusto per non farne un santino. Ha poi ricordato che, durante la loro esperienza a Domenica Inn, ci furono molte liti, ma queste discussioni non danneggiarono la loro amicizia che rimase sempre molto salda. Alba l'ha definito uomo d'onore, lodando il suo spirito autentico e la sua dedizione al lavoro, nonostante le differenze caratteriali. Gli scherzi di Toto, secondo Alba, erano spesso incentrati sulla loro competitività, ma servivano a rafforzare il loro legame professionale e personale. La Parietti ha voluto infatti ricordarlo con un aneddoto divertente, dicendo: «Lui mi ha fatto fare dei duetti meravigliosi ma io volevo Biagio Antonacci che era agli esordi e lui gli rodeva. Alla fine ce l'ha fatto fare ma lui cosa faceva? Essendo amici di tutti, io e Biagio siamo entrati in studio ma Toto ha fatto credere a tutti che avevamo un inciuccio e il pubblico lanciava i cori. Aveva un lato diabolico e spesso abbiamo litigato come delle bestie, per tutto». L'intervista ha messo in luce il lato affettuoso di Toto, che, secondo Parietti, sapeva essere un grande amico, oltre che un grande artista. E tu cosa pensi delle parole della Parietti? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.